Eccoci di nuovo al Collegio Castelli di Saronno. Oggi vedremo un'altra ricetta, la zuppetta d'orzo primaverile. Gli ingredienti per questo piatto sono l'orzo ammollato per almeno 4 ore in acqua, sedano, carote e cipolla per la cottura e poi abbiamo scalogno, aglio, pomodori essiccati, burro, zucchina, timo, e brodo vegetale, olio e sale, e per una piccola variante che poi vedremo alla fine, del fumetto di pesce, ovvero del brodo di pesce con del polipo tagliato finemente. Per iniziare andremo a mettere l'orzo che abbiamo precedentemente ammollato in acqua in una casseruola, anche questa riempita d'acqua fredda, con sedano, carote e cipolla. E andremo a metterla sul fuoco per un 40 minuti circa. Per la preparazione della zucchina andremo a lavarla e a eliminare le estremità. E poi andremo a tagliarla in tre parti. Andremo a eliminare, a togliere la parte centrale e la parte verde la taglieremo a julienne. Andremo ora ad assemblare il piatto, per cui in una piccola casseruola andremo a mettere dell'olio e dello scalogno tagliato a julienne. E andremo ad imbiondirlo, ovvero terremo la temperatura della nostra pentola non troppo alta e andremo a cuocere leggermente lo scalogno. Una volta imbiondito andremo ad aggiungere le zucchine. Una volta appassite leggermente anche le zucchine, andiamo ad aggiungere del pomodoro leggermente essiccato per dare una punta di acidità alla preparazione e faremo insaporire. Andiamo ad aggiungere l'orzo e bagniamo con brodo vegetale. Nel caso della variante che vedremo alla fine, per cui con l'aggiunta di polipo, andremo a bagnarlo con del fumetto di pesce. Una volta fatto insaporire tutta la preparazione, per cui orzo, zucchine e pomodori, andiamo a mantecare con del burro e del timo. Quindi mettiamo 2 cubetti di burro fuori dal fuoco e del timo. E andremo a mescolare energicamente. Dobbiamo creare una crema, ricordando che è una zuppetta, per cui la preparazione deve rimanere liquida. Aggiustiamo anche di sale. Ora andiamo a impiattare in una fondina, metteremo qualche mestolo d'orzo, mi raccomando a mantenere una consistenza abbastanza morbida, per cui andremo ad aggiungere anche il liquido della preparazione. E per la variante possiamo aggiungere del polipo cotto in una courbouillon classica e poi, una volta raffreddato e pulito, tagliato finemente e condito con olio e limone.